Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2 con un appuntamento che non facevamo più da tanto tempo, ovvero il momento della discussione, del vlog, della domanda in realtà. Ed è per questo che abbiamo chiesto a voi su Facebook di regalarci delle domande su cosa ne pensiamo di qualcosa. Ovvio che nei messaggi privati tutte queste domande arrivano. Il problema è che è difficile metterle in ordine. Invece con quel post, le avevamo in fila una per una. Abbiamo scelto le domande che ci sembravano più pertinenti con questo preciso momento storico. E iniziamo da una questione sociale particolarmente importante. Giorgio Campolo ci chiede: cosa ne pensate della nuova sigla di Lupin? Quella cantata da Moreno, per intenderci. Vabbè, che ha fatto un attimo scalpore, cioè tutti ne hanno parlato, indignandosi, non indignandosi, creando sigle alternative. Insomma, il web si è mobilitato contro quel povero uomo, perché povera bestia di Moreno. Perché tutti quanti gli sono andati contro? Perché Lupin è un cartone classico e non si tocca. Perché Moreno è un cantante che ha avuto successo grazie ai talent e quindi è una merda. Perché la canzone è brutta e soprattutto nessuno si è accorto che le canzoni dei cartoni animati sono brutte da 10 anni a questa parte e sono tutte tutte lo stesso fottuto ritmo, nessuno se ne è reso conto. Purtroppo è vero, cioè ci sono delle sigle tipo quelle vecchie di Lupin che sono fantastiche, tipo una delle prime, fantastiche, cioè, quella valzer francese, Lupin, valzer francese. Cioè era precisa e ovviamente che cosa è successo? Che innovando gli stili musicali si sono dovuti innovare anche gli stili delle canzoni. Però siccome a Lupin tutti noi trentenni, perché questa è una cosa che sicuro è partita da noi trentenni, sì, ci siamo molto molto attaccati, molto legati. Voi che trentenni ci siete legati, a me rompeva il cazzo in una maniera. A me piace un sacco Lupin. E quindi che cosa è successo? Che è partita dal basso questa rivoluzione, perché no, non sia mai che un rapper canti la canzone di Lupin. È una cosa nuova, non diciamo che la canzone sia bella, sia brutta, quella dipende molto da... Ovviamente è brutta, è una sigla di questi anni, non c'è una sigla di questi anni che sia buona, quindi è una merda a prescindere, ma non è colpa di Moreno. Sì, in effetti rispondiamo a questa domanda per sedare gli animi, cioè... Ormai è stata fatta, è difficile che si torni indietro, anche se stanno creando sigle alternative, stanno facendo petizioni a destra e a sinistra, però probabilmente non si andrà da nessuna parte. L'unica cosa che mi sento di dire: Gaemon non ride ma è forte. No, c'è qui. No. Gigan con la siga storta. Ciao, c'è un limite a tu. Però diciamo che in generale questa sigla non è così male, almeno non c'è la parola caparbietà. In tutte le sigle fottute dei cartoni animali c'è la parola caparbietà. Voi aprite il dizionario, non vi dice cos'è caparbietà, c'è scritto termine usato nelle sigle dei cartoni animati di Cristina D'Avena. Sì, purtroppo è così. Ovviamente noi siamo rimasti, secondo me, legati alla tradizione, alla vera, diciamo, all'infanzia. Se uno ci tocca l'infanzia, noi ci incazziamo, perché fa parte della nostra storia personale. E quindi se ci metti qualcosa di troppo nuovo, di troppo innovativo all'interno di una cosa che ti ricorda il passato, tu ti incazzi a bestia, a prescindere, anche se la cosa è figa, perché magari può piacere a qualcuno, magari piace là fuori, magari a tutti voi che state vedendo il video no, ma ci sarà sicuramente qualcuno a cui piacerà, ai produttori per esempio. È piaciuta? Bella, facciamola così, bravi. Bravi. Comunque il punto è: non ve la prendete con Moreno, non ve la prendete con un povero Vanni che sicuramente ha dovuto sottostare a delle decisioni dettate dall'alto, molto dall'alto, e non è colpa sua neanche se le sigle di oggi sono tutte delle fotocopie. Veramente ragazzi, fateci caso, una volta c'era Memole e c'era Pollon e c'era Heidi, ma le sigle erano diversissime, addirittura ogni sigla era un diverso genere musicale. Adesso sono tutte quante dance truzzo andante. E che schifo. Però Pollon si faceva all'epoca, Sì, vabbè, polverina. C'era la polverina. Anche all'epoca le sigle si scrivevano senza aver mai visto il cartone. Cioè c'era qualcuno che scriveva la sigla, guardava un episodio. Questo c'è la polverina. Polverina, ce la mettiamo.
come finisce l'episodio? Lei che batte il piede a terra. Batto i piedi a terra, olè olè. Cioè, si scrivevano a cazzo di cane. Però almeno musicalmente erano composte da gente con due palle così ed erano tutte diverse. Oggi diciamo che quella di Moreno è la più originale. Cioè, attualmente ci sentiamo di dire che non sarà sicuramente la più bella, ma è la più originale perché hanno cercato di cambiare tipologia di musica almeno. Quindi speriamo che di aver risposto a questo Giorgio e a tutti quelli che come lui avevano in mente questa domanda, e noi continuiamo con i cosa ne pensi, perché oggi dobbiamo registrare tipo 6700. Ci avete fatto tante domande, ma grazie così, perché così possiamo rispondere in video e non scriviamo che fa troppo caldo.